Buongiorno compagni, per cominciare vorrei introdurre tre punti come contributo al vostro dibattito. Il primo riguarda la gravità della questione ecologica con un particolare riferimento alla crisi climatica. Il secondo riguarda come il capitalismo affronta questa crisi. E il terzo verte sui problemi strategici che si pongono alla nostra corrente eurosocialista. Sul primo punto, dunque sulla gravità della situazione, proprio due anni fa due gruppi di glaciologi americani sono arrivati con metodi empirici, con l'osservazione, utilizzando però tecniche di osservazione differenti. Sono arrivati alla, alla stessa conclusione riguardo ad una piccola parte della calotta glaciale de antartica est. La loro conclusione è stata che la dislocazione di questa calotta glaciale era iniziata ed era divenuta irreversibile, che il punto di non ritorno era già superato, qualunque cosa si faccia riguardo alla diminuzione delle emissioni e all'effetto serra, e che l'aumento del livello degli oceani derivante da questa dislocazione sarebbe di circa un metro e venti centimetri in un lasso di due o tre secoli. Questo significa che un aumento di 1,20 m o anche di 1,50 m nel corso di questo secolo è del tutto possibile e probabile, visto che questa piccola parte dell'Antartico Est non è che uno dei, dei numerosi contributi all'aumento del livello degli oceani assieme alla dislocazione della calotta glaciale groenlandese, al riscaldamento delle masse di acqua che dunque si dilatano, allo scioglimento dei ghiacciai delle Ande, dell'Himalaya, delle Alpi, eccetera. Questa non è che una delle manifestazioni del cambiamento climatico. La cito solo a titolo esemplificativo perché a lungo termine è quella più temibile. L'aumento del livello degli oceani è irreversibile. Una volta che il ghiaccio è diventato acqua, per realizzare l'operazione inversa ci vorrebbe evidentemente una nuova glaciazione. Ma non mi dilungo perché è noto a tutte e tutti voi che l'aumento del livello oceanico non è che una delle numerose conseguenze negative del riscaldamento globale e che il riscaldamento globale non è che una delle manifestazioni, certo la più spaventosa, della crisi ecologica planetaria provocata dal sistema capitalista. Ancora qualche dato sulla gravità della crisi climatica come elemento centrale della crisi ecologica. Secondo il quinto rapporto del gruppo d'esperti intergovernativo sull'evoluzione del clima, il carbone è ancora disponibile nel periodo 2011-2100, se si vuole avere il 60% di possibilità di non superare... Di aumentare di non più di 2 gradi Celsius la temperatura media della superficie terrestre rispetto all'epoca preindustriale, cioè la quantità di carbone che si può ancora diffondere nell'atmosfera per rispettare questo limite di 2 gradi, sarebbe di 1000 gigatonnellate durante il periodo 2011 2100 Due gradi di aumento di temperatura media è comunque troppo, in particolare perché a lunghissimo termine, sul millennio, l'aumento di due gradi comporterà un aumento del livello delle acque di più di 6 metri. Dunque una catastrofe incommensurabile, inimmaginabile, impensabile. Il carbone utilizzabile per non superare un grado e mezzo di aumento della temperatura media superficiale, che è il secondo obiettivo fissato alla conferenza di Parigi, alla COP21, secondo lo stesso GIEC, nel suo quarto rapporto, è di 400 gigatonnellate per lo stesso periodo 2011-2100. Occorre dire che l'umanità oggi emette un po' più di 40 gigatonnellate di CO2 equivalente ogni anno. Questo significa che il carbone utilizzabile per non superare il grado e mezzo è già per la metà consumato. Il calcolo era del 2011 e da allora sono trascorsi 5 anni. E dunque 5 per 40 fa 200, 400 meno 200 significa che a questo ritmo, in altri 5 anni, avremo raggiunto il livello di carbone consumabile entro la fine del secolo per restare sotto il grado e mezzo. E in un'altra ventina di anni avremo consumato il carbone che ci fa arrivare a due gradi di aumento. Tutto ciò situa bene il livello di pericolosità che noi, che l'umanità, deve affrontare a causa della crisi ecologica e, in particolare, della crisi climatica. È dunque assolutamente evidente che dunque in ogni caso la quantità di carbonio per non superare il grado e mezzo sarà superata e che probabilmente sarà superata anche quella per non superare i due gradi. Ciò significa che l'umanità, se vuole, vuole evitare una catastrofe ecologica di grandissime dimensioni, di tre, tre, tre ampleur, non avrà altra soluzione che trovare uh, un modo di, di ritirare CO2 dall'atmosfera entro la fine del atmosfera dell atmosfera dell atmosfera secolo. La fin del secolo. Quindi, è possibile? È possibile? Questo sarebbe possibile. Eh, Ci sono grandi grandi due grandi strade per realizzare questo obiettivo. La prima è quella dell'agricoltura biologica e di prossimità e la rilocalizzazione della produzione dovunque sia possibile, soprattutto in ambito agricolo. Questa è una via che noi ecosocialisti dobbiamo sostenere. L'altra strada è quella capitalista, attraverso la geoingegneria da un lato e dall'altro attraverso l'appropriazione massiccia degli ecosistemi, per forzare gli ecosistemi a essere capaci di catturare carbonio e valorizzare nel ciclo capitalistico questa capacità degli ecosistemi. Questo per dire brevemente sulla crisi ecologica. Qual è la politica climatica di fronte a tutto questo? Ci sono disaccordi tra di noi, anche all'interno della Quarta Internazionale e più in generale nella sinistra ecosocialista su questo argomento. Io credo si tratti di un'opinione del tutto personale e criticabile. Penso, Penso che, che dobbiamo evitare ogni escatologia, uh, ogni discorso delle, sulla fine del mondo. Uh, je pense que le, le Penso élite che le elite del capitalismo, capitalismo internazionale, internazionale sono assolutamente convinte, assolutamente convinte assolutamente della serietà del cambiamento climatico e, uh, climatico e della situazione che ne consegue. Sono convinte Elles della gravità della e cosa e de de cercano una via d'uscita. E cercano una parade. Uh, si uh, on, on se réfère, ce n'est pas la première fois que le, le capitalisme. Non, c'est la première fois que le capitalisme se met à un, un vicolo un cieco uh, assolutamente inaggirable. Uh, se nous nous se nous nous du Ricordiamoci del XIX secolo, uh, prima dell'invenzione dei fertilizzanti, fertilizzanti sintetici, uh, quando alcuni prevedevano una crisi ecologica un altrettanto irreversibile. Uh, la, la, la si trattava della rottura del ciclo del, ciclo del, e ciclo del e nutrimento la, la e dunque il rapido degrado del potenziale di fertilità dei suoli fertilità che perdevano l'apporto degli escrementi umani. Per le, uh, Uh, le, le par, uh, e il segnale d'allarme lanciato da Lidl e par, è ripreso par, anche par, da Marx e poi ma poi il capitale e la scienza la a suo science, servizio ossia, ha creato capitale. i fertilizzanti ah, chimici point, les, les de synthèse, les nitrati i nitrati on, in on particolare on che on hanno permesso al capitalismo, capitalismo e all'agrobusiness per tutto capitalismo un, capitalismo un secolo di superare un un e spostare il limite e gli ostacoli non li hanno eliminati evidentemente, ma sono riusciti a spostarli più avanti, rinviando il problema e rendendo il sistema più complesso ad un livello più elevato. Oggi possiamo constatare che i nitrati contribuiscono al cambiamento climatico in quanto fonti di ossido nitroso, che è un gas dal potente effetto serra. Inoltre la, la fabbricazione, fabbricazione dei nitrati di necessita di enormi quantità di energia di Europa, e dunque di energia di fossile. Energia fossile. In terzo luogo, i nitrati sono responsabili di un grave inquinamento delle acque e soprattutto se utilizzati oltre un certo limite provocano l'eutrofizzazione delle acque, che è una sorta di asfissia della vita nell'ambiente acquatico. Infine, sono dannosi per la salute, dato che il nitrato nel sangue umano e dei mammiferi in generale riduce la capacità dell'emoglobina di fissare l'ossigeno. l'oxygène euh, dans, dans le sang et donc nuit quelque part à la à notre santé comme comme être humain je, je crois personnellement Credo personalmente che occorre mutatis mutandis, anche se su scala diversa, una risposta di quel tipo da parte del sistema capitalistico. Quando si leggono le numerose pubblicazioni disponibili in quantità enorme di chi, con serietà, non contesta la gravità del cambiamento climatico, in particolare quelle di un organo estremamente influente come la Global Commission of the Economy and Climate, copresieduta da Nicola Stern, autore già nel 2007 di un rapporto sull'economia nel cambiamento climatico. Leggendo quei documenti che hanno pesato molto sull'accordo raggiunto a Parigi nel COP21, si può cominciare a sviluppare un'idea di ciò che dovremmo uh, attenderci da qui alla fiume, fine del secolo. Nous, nous fin fin non è la fine Ce del mondo, non è la catastrofe totale uh, assoluta, uh, tonale, ma è un insieme di assolut, elementi che vorrei brevemente uh, elencare. Un in primo luogo, alcune catastrofe, catastrofe gravi, non la catastrofe assoluta, la fine della vita, la fine del mondo. Penso che queste siano esagerazioni, ma alcune catastrofi estremamente gravi. Si può dire che alcune di esse sono già di fronte a noi, si stanno sviluppando e approfondendo in modo grave. È evidente che un metro e mezzo di innalzamento del livello degli oceani entro la fine del secolo, cosa che ripeto è una prospettiva del tutto probabile, costituisce già di per sé una catastrofe. Ci sono 10 milioni di egiziani che vivono nel delta del Nilo, su terre a un livello inferiore al metro sul livello del mare. Ci sono centinaia di milioni di persone che nel mondo vivono su terreni al di sotto del metro. Ci sono paesi interi che a causa di questo innalzamento oceanico sono minacciati di sparire dalla carta geografica, in particolare nel Pacifico. Inoltre questo non è che un aspetto. Occorre tener conto della moltiplicazione delle siccità, delle inondazioni, dei fenomeni meteorologici estremi, di cui si sa che riversano le proprie conseguenze sui più poveri nelle nostre società e i più poveri nei paesi poveri. Quanto è accaduto nel 2005 a New Orleans è un paradigma emblematico di tutto ciò. De, de cette Donc ça le Dunque, questo è il primo punto. Catastrofi: non la catastrofe totale, très ma catastrofi. Questo pone problemi sociali, politici ed economici di grande très, dimensione. Très grande il secondo elemento della risposta capitalistica a questa situazione è quello di una nuova grande ondata di appropriazione degli ecosistemi e della loro capacità di assorbire il carbonio. E' un sud, fenomeno già in corso, in, Africa, in particolare nei paesi del Africa, sud, in America Latina, Africa, in Africa, in Indonesia. C è, c è, c è e' il du gettarsi du capital del capitale sulle de, foreste o su ecosistemi artificiali, con ecosistemi piantagioni artificiali di alberi, al fine di assorbire la CO2 per, per compensare le emissioni di CO2 di CO2 origine fossile, in, in particolare nei paesi capitalisti sviluppati. Il terzo elemento sarà lo sviluppo, non saprei dire oggi su quale scala, delle tecnologie cosiddette ad emissioni negative, le tecnologie geoingegneristiche che permetterebbero di estrarre CO2 dall'atmosfera. Per far cosa? E questa è la grande domanda. Esistono già alcune tecnologie di questo tipo. Quella più matura è quella della bioenergia con cattura ed estrazione di carbonio. In che cosa consiste? Consiste, in poche parole, nel rimpiazzare negli impianti di combustione l'uso del carbonio fossile con quello della biomassa naturalmente questa biomassa deve venire da qualche parte, occorre che sia piantata e raccolta. Esistono simulazioni e studi scientifici che dicono che questa tecnologia, perché abbia un impatto sul clima e sul volume di carbonio nell'atmosfera, per l'utilizzo di questa bioenergia con capture e sequestrazione, necessiterebbe che superfici superfici si sviluppassero piantagioni di biomassa equivalenti al 15-20% della, della superficie agricola planetaria attuale. attuale. Questo sequestrerebbe agricole, questa superficie beh, e dunque ci resterebbe la scelta tra la peste, la peste e il colera. La peste sarebbe quella di una riduzione della produzione agricola al fine di produrre biomassa energetica e il colera sarebbe quello della distruzione di ecosistemi naturali o seminaturali. In realtà ecosistemi completamente naturali non esistono più. Comunque non coltivati per trasformarli in deserti verdi di piantagioni e monoculture di eucaliptus o di piante simili energetiche, con uso massiccio di pesticidi e di fertilizzanti chimici, e con la deportazione di popolazioni indigene e rapida distruzione della biodiversità. Il quarto elemento nasce direttamente da quanto ho detto: una recrudescenza, un aumento delle tensioni sociali e delle tensioni ambientali a causa di queste politiche, con in particolare colpi gravi alla biodiversità e ai diritti dei popoli indigeni e delle popolazioni contadine. L'elemento seguente di questo scenario è la. L'elemento seguente di questo scenario è la necessità di trovare una soluzione per la bolla di carbonio. Un'espressione che descrive il fatto che per avere il 60% di speranza di non superare i due gradi di aumento della temperatura media superficiale entro la fine del secolo occorre che almeno i 4 quinti delle riserve note di combustibili fossili non sia mai estratto e resti nel sottosuolo. Ma queste risorse sono di proprietà delle multinazionali o di stati petroliferi o carboniferi che d'altra parte funzionano come imprese capitaliste, l'Arabia Saudita o gli Emirati del Golfo per esempio. Ciò significa che queste riserve sono iscritte nell'attivo di bilancio di queste imprese o di questi stati capitalisti. Lasciarle nel sottosuolo costituirebbe una distruzione di capitale. Dunque la bolla del carbonio come la bolla di mobiliare del 2008. Anche su a, questo ci si orienta verso una soluzione, soluzione un problema, analoga a quelle che il capitale certe, ha trovato al momento della crisi bancaria, eh, ha lors de la crise bancaire, cioè far pagare alla collettività, la collettività per, le spese dello scoppio uh, della bolla. Le, uh, pour, pour, pour payer les frais de in questo Esagerate caso si tratterà di una bolla estremamente grande. Occorre dire che il sistema energetico, energetico nel suo insieme a livello senza mondiale, senza pur lasciando da parte l'agricoltura che in realtà fa parte anch'essa del sistema energetico, ha un valore secondo loro pari di ad un quinto del PIL mondiale. mondiale. E non tutto questo fa parte della bolla, ma una gran parte degli impianti come raffinerie, miniere di carbone, centrali elettriche e a combustione dovrebbero essere chiusi ben prima di aver ammortizzato il capitale. E l'ultimissimo elemento di questa politica capitalista si colloca sul piano della sua elaborazione, cioè del meccanismo politico che permette di determinarlo. Si tratta di un approfondimento dell'espropriazione politica dei popoli, della negazione della democrazia nell'elaborazione di questa politica. Anche questo fenomeno è già cominciato, in particolare alla COP20 di Lima, quando i governi hanno deciso di creare quello che hanno chiamato un dialogo strategico di alto livello. C'è cioè, un dialogo tra chi e chi, da un lato gli stati più potenti e dall'altro un consorzio delle multinazionali più importanti al mondo. Questo dialogo strategico di alto livello ha portato all'accordo della COP21. Non è esagerato dire che l'accordo della COP21 è stato per l'essenziale scritto dal grande capitale internazionale. Non è quindi più. Non siamo dunque più in uno scenario di lobbying in cui i gruppi capitalistici fanno pressione sui poteri politici, siamo più in là. Siamo in uno scenario che peraltro conosciamo già a livello del funzionamento dell'Unione europea, che è già uno scenario di collaborazione, di coelaborazione delle politiche da parte dei grandi gruppi capitalistici associati ai funzionari dei principali Stati borghesi. États ça que, que Ci stiamo orientando tutti. verso questo e, e dunque in relazione ça, con questo, in questo, piuttosto che, delle, che entrare in discorsi in escatologici delle, sulla catastrofe su, finale uh, che sopprimerà la, la vita nel pianeta, che sopprimerà il pianeta, uh, il pianeta, il pianeta la la stesso, ritengo che noi ecosocialisti dobbiamo porre la questione, noi vogliamo questo mondo? Vogliamo un mondo con queste catastrofi, con i rifugiati climatici, con i poveri come vittime principali? Vogliamo un mondo talmente impoverito quanto a biodiversità, con una natura a buon mercato, impoverita, semplificata e operazionalizzata dal capitale. Par le uh, Vogliamo che le collettività, collettività paghino il prezzo della, della bolla carbonio. del carbonio? Che la Vogliamo che la democrazia, o, o quel che ne resta della vita do democratica, do sia completamente do svuotata do di sostanza? Credo di che sia attorno a queste domande che si può do costruire e far avanzare le idee del dell'ecosocialismo. Per concludere rapidamente, qual è la nostra principale difficoltà in questo quadro? La nostra principale difficoltà strategica è la classe operaia, il movimento operaio e il movimento sindacale. Abbiamo alleati importanti nella lotta climatica, il movimento contadino è un punto importante, è in prima linea, i popoli indigeni sono in prima linea attraverso la difesa della foresta. La gioventù in molti paesi gioca un ruolo chiave, l'abbiamo visto a Notre-Dame-de-Lanne contro la Costruzione dell'aeroporto, l'abbiamo visto negli Stati Uniti con la lotta contro alcune misure governative. E in queste tre categorie di popolazione, contadini, indigeni, giovani, le donne giocano un ruolo di primissimo piano. Esistono dunque punti forti, ma il grande punto debole è evidentemente la situazione della classe operaia e del movimento operaio. Questa situazione, questa difficoltà non cade dal cielo, tutti la comprendono facilmente. Storicamente, in quanto classe, la classe operaia non ha alcun interesse a collaborare al, pro al produttivismo capitalista, alla crescita capitalista, alla produzione di tutti questi valori di scambio, a questo culto del produrre sempre di più, sempre più velocemente e sempre più lontano. Ma individualmente ogni lavoratore è incatenato a sperare che la propria impresa cresca, aumenti in produttività, conquisti fette di mercato. Perché il suo salario dipende da questo. Da questo dipendono le sue condizioni di vita di giorno in giorno. E questa è la grande difficoltà. Il movimento sindacale, in questo contesto, occorre dire questa verità, la maggioranza delle direzioni sindacali tradizionali aderiscono al progetto capitalista di transizione verso un capitalismo verde, che è il capitalismo che ho appena descritto, fatto di impoverimento, catastrofi, eccetera la In particolare la Confederazione, internazionale è, In particolare, dire, la Confederazione Sindacale Internazionale, internazionale CISL, secondo me, è maggioritariamente su questa posizione. De la, de la CSI fait partie, de la... Non a caso, la segreteria generale della CISL internazionale fa parte della Global Commission on the Economy and Climate, presieduta da Nicholas Stern, che è un organismo importantissimo nell'elaborazione della politica climatica capitalista. L'illusione di queste direzioni sindacali è basata sul pensare che la transizione, così come la concepisce il capitale, creerà posti di lavoro. Très grave, très grave Secondo me è un'illusione molto un grave. Si creano molti più posti di lavoro con una politica e ecosocialista, e ecosocialista a condizione di, la la condizione di assumere la decisione radicale. Senza la quale non è razionale e coerente de, mettere in atto la crescita, e cioè la riduzione radicale e generalizzata degli orari di lavoro senza riduzione di salario e con assunzioni compensative e con una importante riduzione dei ritmi di lavoro. E questa è la grande difficoltà, il grande problema strategico che abbiamo di fronte, a cui occorre tentare di rispondere. Secondo me non c'è modo di affrontare questa situazione senza prendere in conto un certo grado di conflittualità con le organizzazioni tradizionali del movimento operaio, in ogni caso con le loro direzioni. Donc, euh, je pense que, tout parce qu faut Questo semplicemente perché bisogna dire la verità. Come diceva Rosa Luxemburg, solo, solo la verità è rivoluzionaria. E la verità è che non c'è soluzione né transizione giusta e possibile, come dice la CISL internazionale, senza una rimessa in discussione profonda della logica della crescita e del meccanismo della crescita capitalista, e cioè la corsa al profitto e la corsa agli investimenti per aumentare la competitività. D'altra parte, tra parentesi, nella risoluzione per una transizione giusta adottata dalla CISL internazionale a Vancouver, si fa notare che la transizione deve effettuarsi nel rispetto della competitività delle imprese, comprese dunque le imprese dell'energia fossile. Quindi questo discorso sulla transizione è un discorso che maschera nei fatti la subordinazione al progetto, all'utopia del capitalismo verde, in ogni caso la risposta capitalista alla crisi ecologica e alla crisi climatica. Quando dico un certo grado di conflittualità, che cosa intendo dire? Voglio dire che noi non dobbiamo allinearci sul sentimento spontaneo e individuale dei lavoratori che hanno paura di perdere il posto di lavoro, se si rimettono in discussione le produzioni sporche, se si rimette in discussione il produttivismo. Non è, Don Quixote, non è una politica da Don Quixote quella che io sostengo. Io sono assolutamente convinto che, sotto la superficie, sotto questa riflessione spontanea dei lavoratori presi individualmente, gli stessi individui lavoratori hanno una consapevolezza estremamente forte del fatto che il sistema non può continuare così che non si può continuare con un sistema capitalista che produce sempre di più, più sia merci sia ineguaglianze sociali, e che bisognerebbe soddisfare i bisogni umani fondamentali in modo de democratico, bisognerebbe saturare, per così dire saturare la domanda di questi e bisogni e redistribuire la ricchezza piuttosto che ricchezza, di piuttosto di creare ricchezze uh, supplementari. supplementari. Bisogna dunque tentare di elaborare delle strategie nelle quali la conflittualità, compresa verso i settori tradizionali del movimento operaio, possa servire da leva per entrare in dialogo con i lavoratori e con il movimento operaio e per ridefinire le linee programmatiche all'interno del movimento operaio. E in tutta verità penso che sia possibile. Voglio solo dare un esempio e poi concluderò il mio intervento. La lotta contro il nuovo aeroporto di Notre-Dame-des-Landes è una lotta esemplare, condotta da settori sociali molto diversi. Una lotta che ha vinto proprio perché è stata conflittuale. Perché era conflittuale e è riuscita a spingere la CGT a cambiare posizione. La CGT del settore ha preso posizione, posizione contro il progetto dell'aeroporto di dell Notre-Dame-des-Land e si potrebbero fare molti altri esempi, di questo, esempi di questo tipo. Quest'estate in Germania, Germania c'è stato un altro bellissimo esempio durante il Klimacamp organizzato nella Renania-Vestfalia contro, contro le mine di lignite. Il sindacato dell'impresa RWE, che è uno dei quattro giganti energetici tedeschi, il nome della difesa dell'occupazione nelle miniere di lignite ha organizzato una manifestazione di protesta contro la tenuta del clima camp nella regione. E questa presa di posizione ha provocato un dibattito all'interno del movimento sindacale, anche al di là della RWE, coinvolgendo diversi sindacalisti impegnati a vari livelli nell'organizzazione, che hanno detto no, non è questa la strada da seguire, occorre in realtà abbandonare la lignite, come abbiamo abbandonato l'energia nucleare, eccetera. Dunque, occorre usare la conflittualità, occorre non allinearsi sul discorso mainstream, sulla tradizione dominante all'interno del movimento sindacale. E questo è il discorso che occorre seguire come militanti ecosocialisti. Naturalmente occorre farlo in modo intelligente, cioè cercando delle alleanze, dei collegamenti all'interno delle forze del movimento operaio organizzato. Bene, mi fermo qui, sono già stato troppo lungo e vi auguro buoni lavori nella vostra conferenza.